Allora, i problemi di cervicale, come tutti i problemi del nostro corpo, da un punto di vista posturale, non nascono mai nel punto dove si manifestano soltanto, ma si manifestano lì perché c'è un sistema che, diciamo, ha bisogno di essere aiutato. Per cui, i problemi di cervicale li possiamo aiutare benissimo con degli esercizi di allungamento che si possono fare, per esempio, usando dei piccoli attrezzi, come per esempio un bastone o anche alla parete. Come si può svolgere questo esercizio? Molto semplicemente, potete farlo da seduti o da in piedi, vi appoggiate ad una parete con tutto il corpo se lo fate da in piedi, quindi i talloni attaccati, i polpacci, i glutei, le scapole e la testa. E quando questi punti sono tutti a contatto con la parete, con il collo fate un esercizio che si chiama di autoallungamento, e cioè si abbassa il mento verso lo sterno in questa maniera e il collo nella parte posteriore si allunga tenendo sempre la parte dell'occipite, cioè la parte più sporgente della testa, appoggiata alla parete. Espirando si allunga il collo per cercare di distendere a livello posturale anche la zona cervicale. È importante farlo in questa posizione, cioè alla parete con il corpo completamente in asse, perché se io faccio l'esercizio soltanto nella parte cervicale, tutto il resto del corpo crea dei compensi, quindi l'esercizio non è efficace. Per cui l'efficacia della postura sta proprio in questo, lavorare sempre sulla globalità, anche se voglio avere soltanto l'esercizio, il beneficio su una parte del mio corpo, in questo caso la cervicale. I rimedi possono essere altri e possono essere delle attenzioni che dobbiamo avere verso il nostro corpo. Per esempio, usare molto bene la respirazione. Molti problemi di respirazione creano come conseguenza delle problematiche a livello cervicale. Per cui curare bene la respirazione serve per liberare bene le scapole, le spalle e anche la zona cervicale. Mantenere i muscoli idratati, mantenere la muscolatura elastica, questo aiuta. Quindi avere una buona idratazione durante la giornata, soprattutto in estate quando c'è caldo, e lavorare molto con la muscolatura morbida. Quindi, se sentiamo di avere muscoli rigidi a livello di trapezi, quindi nella zona bassa del collo, sia a destra che a sinistra, mantenere quei muscoli rilassati. Più si riesce a fare questo esercizio, diciamo, questa soluzione, meno le vertebre cervicali vengono compresse.